parola che deriva dal latino flexio, flettersi, piegarsi all'indietro, reflexio. In un ambito più filosofico, la riflessione è quando noi mandiamo indietro la nostra mente, cioè riconsideriamo un'esperienza o un fatto successo in passato e lo riconsideriamo alla luce del presente, cioè riflettiamo su un qualcosa. Più sono le riflessioni e più, come dire, la comprensione è maggiore. Ho scelto di lavorare con scarti di lastre sulle quali l'azione del tempo e le intemperie avessero lasciato il loro segno. Tra queste macchie l'intervento grafico che ho apposto viene inteso come un invito a un cambio di visuale. Lavoro contro l'immobilismo, basta spostarsi leggermente per vedersi modificare la percezione di ciò che si ha di fronte e il riflesso cambia a ogni tuo movimento e la luce, come se fosse un inchiostro evanescente, va a colmare il segno in modo che la composizione vada a completarsi. Gaia è un'artista sensibile e visionaria. E ci siamo resi conto che stavamo leggendo il presente nello stesso modo, sempre parlando di riflessione. Quest'album è probabilmente il più autobiografico che ho composto finora ed è anche il più intimo, se vogliamo, perché sono solo, anche se in realtà non ho resistito, in alcuni casi ho chiamato alcuni amici musicisti a darmi manforte. Ed è anche forse il più sperimentale, perché non suono la batteria, le percussioni che sono finora sono stati gli strumenti che mi hanno accompagnato più spesso, ma mi cimento con altri strumenti, alcuni inventati, e anche un pizzico di elettronica. Accettare la proposta di Marco mi ha permesso di riprendere un discorso che avevo messo da parte, quindi per me è stato come un riflettermi indietro. Ho realizzato quindi una serie di 64 incisioni, opere uniche. Ciascuna delle tracce presenti in Reflexio è un appunto di viaggio. Alcune risalgono a parecchi anni fa e ognuna è caratterizzata da un luogo, da un'esperienza o da una conoscenza. Questo lavoro vuole mettere insieme tutti questi appunti che nel corso del tempo si sono lasciati più o meno manipolare da riflessioni. La riflessione è un antidoto contro il pensiero totalitario e ci serve a capire che la diversità di punti di vista è fondamentale. È un continuo richiamo all'attenzione del presente.